una settimana e si ritorna a giocare, quasi due per la fine del mercato di riparazione. Tutto sommato sono giorni cruciali e non bisogna farsi trovare impreparati per dare continuità al progetto Crotone, che prevede innanzitutto la salvezza per poi eventualmente provare qualcosa di diverso. È una settimana di grande calcio, visto che si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia, un discorso che non ci riguarda da vicino ma che interessa in modo abbastanza considerevole il nostro prossimo avversario. Il Siena avrebbe 34 punti in classifica se non fosse stato penalizzato oltremodo e ha raggiunto il derby con la Fiorentina in Coppa Italia dopo aver fatto fuori il Catania in terra siciliana. Un Siena che ha diversi giocatori sotto osservazione, alcuni addirittura pronti a lasciare l'Italia per approdare in campionati in questo momento più prestigiosi. Un Siena che, per quanto sia ancora fuori, ma per via dei punti tolti in classifica dalla zona playoff, non è per niente distante dalla possibilità di entrarci al più presto e magari diventare in assoluto la formazione meglio attrezzata per il terzo posto utile, se diamo per scontato che Palermo ed Empoli siano destinati a vincere il torneo. Non sarà facile quindi per la compagine rossoblù ripartire proprio contro i toscani, già pronti ad affrontarci, visto che nelle ultime settimane hanno vissuto, per via degli impegni per l'appunto di Coppa Italia, più o meno lo stesso clima d'attesa che si vive in occasione dei match di campionato. Comunque non vogliamo minimamente pensare che il Crotone non sia pronto a riprendere la marcia che fino a qui lo ha condotto in una situazione di classifica davvero invidiabile. Sarebbe opportuno non sbagliare sin dall'inizio, sia per una questione di autostima, ma soprattutto per non perdere la speranza di continuare a vivere un sogno. La capolista città di Villafranca di Messina espugna il Palamilone battendo per 4-2 l'AS Croton. Grande prova di carattere comunque da parte degli uomini di Nino De Santis, che avrebbero meritato quantomeno il pareggio. Sì, purtroppo l'ultimo errore ci ha tagliato la gamba, anche le gambe, anche perché mancava veramente poco. Stavamo attaccando, avevamo avuto tante occasioni. Oggi è stata una grandissima partita da parte del Croton, perché giocare contro la prima e metterla sotto per come è andata oggi è stata veramente la prova che stiamo crescendo e che vogliamo fare bene. Mi dispiace per il risultato, perché comunque penso che sia un po' immeritato, questa sconfitta, al di là del rigore dubbio sul 2-1 per noi, gli errori sotto porta, però fanno parte anche questi del gioco, quindi dobbiamo accettare la sconfitta. Arriva contro la prima della classe, noi dobbiamo continuare a pensare a fare un ottimo campionato, un ottimo girone di ritorno e ci vogliamo rifare già la prossima in casa. Possiamo dire che finalmente, forse ci hai messo un po' troppo, però alla fine è meglio così, probabilmente ti sei calato con tutta la squadra nel campionato di Serie B, nel senso che adesso siete all'altezza di potervela giocare con tutti rispetto alle prime uscite. Sì, l'abbiamo dimostrata, ma rispetto alle prime uscite abbiamo recuperato sei giocatori fondamentali che non ho avuto per gran parte del girone d'andata. Sono ancora un po' accorti di fiato e quindi stiamo cercando per prima cosa di recuperarli a livello di condizione atletica. Adesso abbiamo quest'altra settimana, abbiamo due settimane per lavorare e cercheremo di recuperare nel migliore dei modi loro e poi ce la giocheremo con tutti, perché l'abbiamo visto oggi, questa era la prima della classe, non abbiamo assolutamente demeritato, un risultato un pochettino bugiardo, però lo accettiamo, lo prendiamo sportivamente e pensiamo di rialzarci subito, perché non possiamo pensare all'ottima gara, è già passata, quindi dobbiamo pensare già alla prossima. Prima di parlare della sua squadra, del suo campionato, che naturalmente è quello di vertice, quindi di raggiungere la promozione, parliamo un po' del Croton, che rispetto all'andata sicuramente è tutta un'altra cosa, quindi il suo collega si è calato finalmente nella Serie B, a questo punto se la può giocare con tutti e vi ha messo in difficoltà oggi? Non avevamo alcun dubbio a riguardo, perché sapevamo benissimo e ragazzi l'ho detto tutta la settimana, che avremmo trovato una squadra in salute, che comunque anche l'andata aveva parecchie assenze, quindi era una squadra totalmente diversa, come giustamente ha detto lei. Mano a mano che il campionato è andato avanti, l'amico Nino, il bravissimo Nino De Santis, ha trovato i giusti equilibri
E devo dire che il Crotone è una delle squadre che nelle ultime partite mi ha impressionato di più, anche perché, come ripeto, veniva da due risultati importanti in trasferta, in quel di Putignano e a Catanzaro, che sono due campi difficilissimi dove parecchie squadre anche blasonate ci hanno perso. Quindi complimenti al Crotone perché ha tenuto viva una partita fino alla fine, complimenti al portiere russo che ha fatto delle parate straordinarie e a tutta la squadra. Una bella partita sofferta come sono le partite in B, quindi siamo molto contenti perché questi punti sono, tre punti sono molto pesanti e molto importanti. Raggiungere la salvezza con grande tranquillità, ne scende una sola, il Crotone è messa meglio in classifica anche se al terzultimo